L'assessore alle attività produttive della Regione Marche, Sara Giannini, ha ricevuto in via Gentile da Fabriano una delegazione della Regione Ceca di Liberec, guidata dal presidente Stanislav Eicher e composta dagli assessori all'economia, all'ambiente e agricoltura e ai servizi sociali. Presenti il sindaco di San Benedetto del Tronto, Giovanni Gaspari, il dirigente del servizio internazionalizzazione della Regione Marche, Raimondo Orsetti, operatori economici e rappresentanti della Confcommercio provinciale di Ascoli Piceno. Oggi abbiamo incontrato la delegazione della regione della Ceca di Liberec, che è stata invitata dal comune di San Benedetto del Tronto. L'abbiamo accolta in regione perché riteniamo che i rapporti con le nazioni e con le regioni europee siano fondamentali per le Marche dal punto di vista culturale, dal punto di vista ovviamente produttivo ed economico. Sono infatti nella delegazione gli assessori all'agricoltura della regione di Liberec, all'ambiente, oltre che il governatore. E abbiamo cominciato a ragionare sulla possibilità di stringere un accordo istituzionale che veda diverse misure commerciali, turistiche e che riguardano anche la creazione o la verifica di una possibilità di creazione di una tratta su Praga che sia utile per la Repubblica Ceca, ma che proprio per la posizione strategica della città di Praga possa essere utile anche per i nostri imprenditori per raggiungere più facilmente le regioni circostanti. La regione di Liberec è localizzata a nord della Repubblica Ceca, al confine con Germania e Polonia, nella tradizionale Boemia. I primi di maggio di ogni anno la città di San Benedetto del Tronto organizza nella regione ceca un incontro promozionale. Si sta lavorando affinché già dall'incontro di quest'anno partecipi anche la regione Marche. Siamo stati due giorni invitati dalla regione Marche, da San Benedetto del Tronto, per in visita e abbiamo incontrato imprenditori nel settore turismo e industria locali. Grazie, arrivederci.